Un epilogo scontato, come si era capito già poche ore dopo l'allarme per la perdita di contatti con il Paipar la sera del 21 gennaio. Punto ma che la famiglia di Emiliano non s'era rassegnata a subire passivamente, quando le autorità di Guernsey, britanniche e francesi, avevano decretato la fine della perlustrazione aeronavale ed ogni speranza realistica. Tanto da raccogliere grazie a una sottoscrizione popolare 420. 000 euro destinati a finanziare a loro spese la prosecuzione delle ricerche, sperando nel miracolo, più semplicemente, di avere dei resti su cui piangere e a cui dare pietosa sepoltura. Punto resti individuati oggi, almeno di una delle due vittime, dopo il ritrovamento ieri del relitto su un fondale d'una sessantina di metri. Punto. Il veicolo manovrato a distanza ha identificato un rottame, ma finora non altri pezzi dell'aereo, ha reso noto in una dichiarazione ufficiale l'Accident Investigation Branch di Guernsey, tornato in queste ore in azione per dare assistenza agli specialisti dell'azienda fiamminga. Tragicamente, nelle riprese video si nota uno degli occupanti, è scritto nella nota, che riferisce ancora di consultazioni con le famiglie e la polizia per il riconoscimento formale di Salahoddin Ibadhsan. Punto il relitto è stato trovato a 207 piedi di profondità, 63 metri, hanno poi confermato sia David Mearns, oceanografo e grande esperto di relitti marini coinvolto nell'operazione sul posto, sia Patrick Reintgens, amministratore delegato di Geoxys. Le ricerche comunque proseguono. Punto e così pure le indagini per stabilire cosa sia andato storto sul Paipar, ma soprattutto perché sia stato scelto un piccolo aereo da turismo, occorre capire da chi, mentre si annuncia una battaglia legale, per un viaggio in fondo non così breve. Punto tanto più per un volo notturno, volo durante il quale lo stesso Salah aveva presentito qualcosa. In quei messaggi mandati ad amici familiari in tono scherzoso quasi per esorcizzare il pericolo, ragazzi, sono in aereo, sembra che stia per cadere a pezzi. Papà, ho una paura. Punto. Non ci posso credere, sono disperato, è un incubo. Si limita a mormorare adesso dall'Argentina il padre del calciatore, ora si insala. Di fronte alle ultime notizie. Punto notizie che anche il mondo del calcio stenta a metabolizzare, sia a Nantes, dove Emiliano era diventato in 4 anni un idolo a suon di gol, sia a Cardiff, dove era atteso come il colpo del mercato di dicembre. Dopo essere stato rilevato dal club francese per 17 milioni, e come la promessa di quel salto di qualità mai realizzato appieno nella Premier League inglese dalle squadre gallesi più ambiziose e blasonate, City e Swansea. Punto entrambe le tifoserie gli avevano dedicato cori d'affetto e omaggi in occasione delle partite più recenti. Ora non resterà loro che rendere l'estremo saluto a uno sfortunato campione di 28 anni.